Gentile collega, osserva subito, è una gravidanza gemellare bicoriale, ok? Questo è uno dei tante criticità di questo caso. La gestione di una gravidanza gemellare di zigotica di un feto sano e di un feto affetto da anomalia. Anomalie che tu vedrai essere rappresentate da un fatto banale, ma che può rivestire la grande importanza, che sono le cisti dei plessi coroidei, da un'alterazione cardiaca e soprattutto dell'alterazione, soprattutto per il corso che stiamo facendo sulle displasie ossee a carico delle ossa. Vedi subito il profilo piatto, vedi un naso piccolo, osserva subito che ci sta un grosso div sottovalvolare. Naturalmente qui ti presenterò poche immagini perché l'attenzione principale sarà indicata verso il management e verso l'alterazione ossea. Vedi che ci sta un omfalocele con fuoriuscita del piccolo intestino all'esterno, che è un omfalocele perché tu vedi che il cordone c'entra dentro. Guarderai gli arti inferiori, li troverai perfetti. Questo è l'omfalocele con il piccolo intestino. Troverai gli arti inferiori che appaiono perfetti, ma già sugli arti inferiori metti attentamente l'attenzione su questo aspetto degli arti e soprattutto sul fatto che non si muovono. È ovvio che tu qui questo ti devi fidare di quello che ti dico io, perché l'esame viene presentato soltanto a poche immagini, ma questo era un feto che aveva, oltre a questa situazione che hai visto fino a mo', gli arti immobili. Gli arti inferiori però avevano una regolare struttura rizomelica, mesomelica ed acromelica, e l'asse dei piedi era in questo momento regolare. La diagnosi definitiva sarà di trisomia 18, per cui tu sai che c'è di solito associato il piede torto, che naturalmente in questo momento non c'era, ma che quasi sicuramente si sarebbe poi si poteva manifestare dopo, che è legato all'artrogriposi. Naturalmente, a carico degli arti superiori, la situazione era, per quanto riguarda la motilità, identica. La mano non teneva ancora l'overlapping, anche se tu vedi che le dita sono flesse sul palmo della mano e non le muove. Ne vediamo tutte e cinque, diamo dei colpetti nella speranza che la apre, ma grossi movimenti non ce ne stanno. Mentre l'altra mano presenta un'emimelia longitudinale con ovviamente presenza di una mano torta che vedrai tra poco. Allora, naturalmente qui l'attenzione è per il corso che stiamo facendo, è sul difetto osseo in cui tu vedi l'omero regolare, la struttura mesomelica unica che è più piccola a carico dell'avambraccio e la mano torta, sorta sempre dal lato in cui manca il raggio osseo. Ok? Quindi il da fare qual è? La consulenza, la necessità di eseguire un cariotipo, l'alta incidenza di aneuploidie, qui è stata trovata una trisomia 18, ed eseguire un counseling in cui si deve mettere in evidenza l'impossibilità di sopravvivenza di questo feto alla nascita, che cosa è la trisomia 18, e mettere in evidenza i vari difetti che qui ti abbiamo presentati. Ci rifermiamo soltanto sul difetto osseo per mettervi in evidenza la mano torta e l'assenza di un raggio. Tenete presente che mentre le altre diagnosi erano relativamente facili, questa è difficile, sia per la bassa epoca gestazionale, sia per la gemellarità. Quindi, in conclusione, stai vedendo l'emimelia longitudinale dell'avambraccio con la mano torta e con gli altri difetti ossei che abbiamo detto essere rappresentati dall'artrogriposi, su base di una neoplidia per una trisomia 18. Grazie dell'attenzione. Ecco la mano torta.